Prefazione molto breve, ma bisogna sapere da che pulpito viene la predica per capire anche il senso della domanda. Pronto? Io mi occupo di programmazione neurolinguistica da vari decenni e quindi cercherò di essere quanto più illuminante possibile. Qui ho sentito tantissime voci, tantissime proposte, tantissimi punti di vista. La cosa essenziale da dire, che noi abbiamo ben chiaro da decenni, è che questo governo, questo Parlamento e tutto quello che è stato prodotto da questi, in questi ultimi 30 anni praticamente è illegale, illegittimo e incostituzionale. Questo si chiama colpo di Stato permanente. Noi abbiamo denunciato in circa 1.000 denunce contro le altre cariche dello Stato e abbiamo denunciato ovviamente tantissime volte anche la Corte dei Conti, abbiamo denunciato tantissime volte la magistratura, nel suo presidente della Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e tutto il resto, con risultati praticamente quasi nulli, ma non quasi nulli perché non c'era materiale, perché noi abbiamo avuto per esempio la relazione ultimamente del procuratore Emilio Amelio, che è quello della strage dell'Italia, eccetera, quindi uno che sa il fatto suo, il quale anche lui è corrotto, ovviamente, probabilmente prezzolato dalla finanza internazionale. Che cosa dice? Noi siamo stati ascoltati, io, dottor Vitali e altri amici, sul tema per giorni interi dalla Guardia di Finanza, a cui abbiamo proposto una marea di documentazione su tutti i temi ovviamente che qui sono stati discussi, i quali hanno preso atto della veridicità dei fatti, che i fatti sussistevano, nei gradi successivi di analisi, a partire dal colonnello della Guardia di Finanza successivo al grado a cui noi abbiamo avuto la possibilità di riferire i nostri fatti. Ha detto sì, i fatti sussistono, i fatti sono veri, ma purtroppo, siccome i nostri cari governanti sono una banda di imbecilli, incompetenti, incapaci e rincoglioniti, che cosa hanno detto? Sì, hanno commesso il reato, ma siccome loro erano in perfetta buona fede, il reato viene passato in cavalleria. Questo non è possibile in un sistema democratico dove la legge vale, soprattutto perché non possono imputare la responsabilità alla loro ignoranza. Loro sono i massimi grandi del nostro governo. Quindi loro non possono dire di no. Allora, io qui devo andare ancora un po' avanti, mi riconcentro. Allora, qui ho sentito alcune attribuzioni, come il fatto che il debito esiste. Il debito non esiste. Non esiste perché da più parti, appunto, è stato detto che viene creato credito dal nulla. Credito in realtà non è credito, in quanto è debito. È illegalmente messo al negativo, portato al negativo nel bilancio delle banche e nel bilancio dello Stato. Ma ho anche sentito, aspettate un attimo che va detto, allora, che ultimamente il professore ha detto che l'euro ha un cambio fisso. Questo non è vero. È vero all'interno del circuito dei 17 stati. Cioè, nel circuito di 17 stati verso l'esterno è vero, c'è un cambio di parità con il dollaro più o meno molto poco oscillante, ma all'interno degli 17 stati è molto diverso, perché basta vedere quanto costa una merce in Romania come una merce in Italia o in Germania. In Italia e in Germania i prezzi costano il doppio in Italia rispetto alla Germania, quindi non è vero che viene sbilanciato tutto il suo cambio non verso l'estero ma verso l'interno. Ho finito, faccio la domanda. Allora, in questo contesto c'è soltanto da dire una cosa. Qui ho sentito parlare di referendum, di proposte di legge elettorale, di proposte di cambiamento della Costituzione, di ritorno all'origine e quant'altro. Tutto vero, ma non si può combattere un nemico che combatte con i lanciarazzi, i missili, le bombe atomiche, con gli sputi. Noi dobbiamo reagire in maniera adeguata. È un motivo, è un modo, una modalità c'è. È lo sciopero fiscale, fine, non finanziando le banche, non finanziando lo Stato, si ottiene quello che ottiene Gandhi, ho finito. Grazie mille. Bravo. Grazie a voi.